Adoro vivere senza sapere cosa mi accadrà, senza fare progetti. Sono pronta a cogliere ogni occasione. Dottore, la cosa è peggiorata notevolmente. A volte mi sembra di non avere neanche la forza di tenere una matita in mano. Altre volte rischio di crollare a terra come se fossi un'ubriaca. Ma magari lo fossi. Almeno mi divertirei un po'. Al momento studi clinici dimostrano che purtroppo c'è poco da fare. Ma non disperi. Posso sempre prescriverle il Probesil. Aumenta il rilascio di molti neurotrasmettitori e alza i livelli di stamina nell'ipotalamo. L'istamina. Dottore, la prego, mi faccia capire. Beh, in parole povere, il Probesil è un agente promotore della veglia. Non voglio prendere delle anfetamine. No, stia tranquilla, niente di tutto questo. E comunque, se non dovesse andar bene, possiamo sempre tentare con l'ipnosi. Sono semplicemente narcolettica. È che mi addormento davanti alle persone. O mentre parlo con loro. Quando sono al supermercato, alle poste, mentre sono sull'autobus, ovunque. Tutto questo mi stravolge. E la cosa più grave, sai qual è? La narcolessia non si cura. È il medico che ti ha detto questo? Sì. Vuole che prenda dei farmaci. È uno stimolante. Ma secondo te io avrei bisogno di stimolanti? No. Guarda, meglio che la prendo a ridere, perché altrimenti non saprei cos'altro fare. Non posso fare nessun tipo di progetto. Neanche le cose più semplici. Guarda con te, ad esempio. Quante volte nell'ultima settimana sono mancata da un appuntamento? Ora capisco perché quella sera ti ho aspettato per più di 2 ore davanti alla pizzeria sotto la pioggia. È che ormai mi sento al sicuro solo qua, a casa. Accanto a me. Sai, non ti ho mai parlato di quello che ho fatto prima di conoscerti. Alice?
Ma immagino che passavi il tempo dipingendo dei bellissimi quadri. Ho sempre dipinto bellissimi quadri. E allora dimmi, cos'è che facevi di così misterioso prima di conoscermi? È tardissimo. Ciao. Ma no, Alice, no, non puoi lasciarmi così, non è giusto. Un'altra volta. Andiamo. Perché ti sei fermata? Lo vedi anche tu quel tipo col cappello? Sì, certo. Perché lo conosci? Mi ricorda qualcuno. Vabbè, dai, andiamo. Penso che la mia malattia sia iniziata proprio allora. Quando ho subito questo shock. Ah, il tuo misterioso passato. A cosa ti riferisci? Non riesco ancora a capire perché ho aperto a quell'uomo quella maledetta porta. Forse perché non pensavo che potesse accadermi qualcosa di orribile. Ero una ragazzina così timida e ingenua come... come potevo pensarlo? Mi ha sbattuta sul tavolo ed è successo. L'interno del water era pieno del mio sangue. Avevo male dappertutto. Poi ho fatto una doccia. E ho dormito come un sasso. La mattina dopo non avevo più quella strana sensazione di gelo. Ma c'era qualcosa dentro di me che era cambiato. Avevo conosciuto la crudeltà. Oh mio Dio, piccola. Te ne ho parlato perché voglio che tu sappia quanto è stato bello conoscerti. Quanto sei importante. Sei arrabbiato con me? Ma che dici? Scherzi. È in galera lui. Merda. Ricordo così poco di quell'esperienza. Una strana nebbia. Solo gli occhi famelici di quell'uomo. E le sue mani.
senza sapere cosa mi accadrà, senza fare progetti. Sono pronta a cogliere ogni occasione.